degli artisti, dei cantautori, lo facciamo praticamente ogni giorno e lo facciamo in maniera del tutto, insomma, con grande trasporto. Lo facciamo ancora una volta ospitando per esempio un amico, un cantautore che viene a presentarci il suo nuovo album e quindi come per la mamma mettere al mondo un figlio, insomma, in qualche modo. Sabu Alaimo. Ciao Domenico. Ciao Sabu, ben trovato. Il parto è andato bene. Il parto come è andato? Benissimo. Indolore? Indolore, naturale? Sì. Veramente non proprio indolore. Parto però cesareo. È andata. È andata perché adesso è stato messo alla luce, abbiamo preso questa metafora, un album nuovo, questo figlio nuovo che è anche un figlio poi dei tempi che stiamo assolutamente vivendo, sì, in qualche modo sì. E si chiama Generazione Digitale, il nuovo disco. Io lo considero un lungo viaggio, un percorso dove la bussola sono le emozioni forti, quindi un disco autentico, pregno di vita. Senti, quanto ci hai lavorato? Perché immagino che poi sia, no, il frutto di tanto lavoro. Ho fatto una preproduzione, ho fatto la prima produzione che non mi è piaciuta, quindi è come stato... se l'avessi fatto due volte. Esatto, no? Perché lì è stata dura perché stavo proprio mollando. E per quello dico che è un viaggio pregno di vita. E poi dal fondo sono risalito, ho detto no, devo... Mi sembrava un miracolo. Cos'è quando che non ti piaceva la prima stesura, diciamo? Non mi è piaciuta la produzione. Le canzoni erano quelle, mi piacevano, erano soddisfacenti rispetto come sono io oggi artisticamente. Però dalla scrittura alla realizzazione questo passaggio non mi era piaciuto. Quindi è stato veramente dura ricominciare da capo. Senti, l'hai concepito quando questo disco? Cioè quando hai cominciato a pensare che proprio lavorare al disco vero e proprio, l'album? Allora, queste canzoni sono delle canzoni che ho scritto negli ultimi due anni, quindi sono comunque tutte canzoni recenti. E diciamo che quando ho riascoltato queste canzoni, di solito io il titolo del disco lo do sempre alla fine, e mi sono reso conto che nel mio piccolo, a mio modo, raccontando il mio sguardo alla mia generazione, quindi io immerso nella generazione digitale, mi sono reso conto che senza volerlo avevo raccontato un po' la rabbia, le disillusioni, ma anche i sogni della cosiddetta generazione digitale. Perché dici senza volerlo? Perché comunque sono delle storie autobiografiche, ma in realtà sono delle storie che potrebbe vivere chiunque. Quindi per quello senza volerlo. Cioè nel senso che ti sei accorto che le tue storie autobiografiche si riflettevano esattamente come quelle di molte altre, esatto, ragazze, insomma, di queste, esatto, perché, nuove generazioni. Esatto, perché poi anche confrontandomi con chi ascolta le canzoni, sai, a volte dicono, ah, ma sai pure io, sai, ma sai questa cosa l'ho provata anch'io. Quindi quelli sono miracoli, perché quando tu riesci a scrivere delle canzoni che sono aggreganti in qualche modo, e capisci che poi siamo tutti molto simili, e quindi per quello dico che senza volerlo, perché il mio intento era solamente quello di raccontare le mie di storie. Senti, parli di storie tue, hai detto giustamente, insomma, è un album autobiografico, molto autobiografico. Però io ho letto una tua dichiarazione che mi ha molto colpito. Tu hai detto la personale risalita, riferendosi all'album, che rappresenta per te la personale risalita dopo il baratro dell'autodistruzione. Sì, vabbè, diciamo che un po' di anni fa, prima di pensare di fare l'album, ho passato un periodo veramente molto difficile. Quindi sai quando si dice le passioni ti salvano? Quindi quest'album per me rappresenta una risalita dopo un periodo difficile. Ero entrato anche in un circolo vizioso personale, quindi ecco, è il caso di dire le emozioni, le passioni ti salvano. Quindi è stata una valvola di sfogo. Assolutamente. Anche una specie di salvagente, insomma, personale. Infatti per quello dico che è un album autentico, perché mi sono messo veramente a nudo.
quindi è stato come liberarmi in qualche modo di demoni che avevo anche all'interno. Questo effetto catartico in qualche modo è assolutamente bello. Parlavi di un viaggio, tu lo intendi come un viaggio, un percorso. Sì. Un percorso di vita che poi si riflette in un percorso di storie, di emozioni, di musica. Il concetto del viaggio è un concetto bellissimo, ricorrente, soprattutto nella musica in tantissimi momenti. Credo che il viaggio si sposi perfettamente con la musica. E noi ascoltiamo proprio il singolo che anticipa l'album, che si chiama proprio Il Viaggio, estratto da Generazione Digitale, Sabu Alaimo su Radio Time.